Bentrovati a questa nuova edizione di TRC Notizie, un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Occorre che la società civile comprenda che la mafia o comunque la criminalità organizzata è un vero e proprio cancro per lo sviluppo economico del nostro paese. La cronaca e le indagini effettuate hanno comprovato che Agrigento è un territorio particolarmente sensibile e permeabile per questo tipo di consorterie. Elementi assunti grazie alla particolare e significativa attività investigativa svolta dalle forze dell'ordine in generale. Della Polizia di Stato in particolare ha comprovato l'arrogante forza delle cosche agrigentine che hanno avuto tra le proprie fila personaggi di spicco che hanno occupato gli scranni criminali più alti decidendo le strategie generali del terrore in Sicilia e non solo. Lo sostiene in una nota il segretario provinciale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti Alfonso Imbrò. L'operazione antimafia Icaro, che integra la precedente, è stata condotta in modo superlativo dagli investigatori della squadra mobile di Agrigento e di Palermo, che hanno dimostrato ulteriormente come silente, professionale ed efficace sia l'attività di contrasto al crimine organizzato a ripristinare nella nostra società la legalità, liberandola dalle attività illecite di pericolosi criminali, assecondata all'azione di contrasto che pone in essere lo Stato attraverso le proprie istituzioni, ma non perdendo mai di vista l'obiettivo dell'illecito arricchimento. I dettagli dell'operazione antimafia Icaro: la mafia agrigentina quindi mantiene i collegamenti con quella di Palermo, i boss fanno ancora affari con la cosca del capoluogo, 8 le persone arrestate ieri nell'Agrigentino, i particolari sono stati illustrati dal dirigente della squadra mobile di Agrigento, Giovanni Minardi, durante una conferenza stampa. Sentiamo. Con l'operazione Icaro gli investigatori hanno verificato come non si sia mai interrotto lo storico sodalizio tra Cosa Nostra palermitana e agrigentina, così come dimostrano i documentati summit andati in scena nelle campagne agrigentine tra ruderi e appezzamenti di terreno. Le indagini hanno investito il capoluogo agrigentino e la zona occidentale di Agrigento, permettendo di ricostruire la pianta organica dell'associazione mafiosa Cosa Nostra in quel territorio e in particolare di raccogliere numerosi elementi indiziari a carico del capofamiglia della cosca di Agrigento, Antonino Iacono, agrigentino di 62 anni, e del capofamiglia della cosca di Porto Empedocle, Francesco Messina, nato a Porto Empedocle, 59 anni. Questi ultimi in particolare operavano con metodo mafioso ed estorsivo per condizionare l'attività di ristrutturazione del rigassificatore di Porto Empedocle. Sono finiti in carcere Mauro Capizzi, 47 anni di Ribera, Diego Grassadonia, 55 anni di Cianciana, Antonino Grimaldi, 49 anni di Cattolica Eraclea, Santo Interrante, 35 anni di Santa Margherita Belice, Giacomo La Sala, 48 anni di Santa Margherita Belice, Stefano Marrella, 60 anni di Montallegro, Vincenzo Marrella, 61 anni di Montallegro, Francesco Tortorici, 37 anni di Montallegro. Sono tutti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, illegale detenzione di armi, detenzione di sostanze stupefacenti. Dalle risultanze investigative, oltre alla supremazia dei due capifamiglia, sono emersi i ruoli di spicco di numerosi soggetti organici all'associazione, quale Giuseppe Piccillo, uomo di fiducia di Iacono, delegato all'organizzazione di incontri con esponenti mafiosi di altre famiglie locali e per conto del quale si è reso responsabile di più azioni intimidatorie finalizzate ad estorcere il pizzo a numerose imprese locali attive nel settore del calcestruzzo. Francesco Capizzi e Francesco Tarantino, organici alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle, soggetti di fiducia di Francesco Messina, per conto del quale si sono resi responsabili di azioni estorsive in pregiudizio di imprese edili operanti in quel centro. Questi avrebbero tentato di condizionare il trasporto da e per l'isola di Lampedusa, nonché l'attività di ristrutturazione di alloggi popolari a Porto Empedocle. Durante l'esecuzione di una crociera volta al pattugliamento e alla sorveglianza delle attività economiche svolte in mare, antistante il litorale della provincia di Palermo, il guardacoste della stazione navale della Guardia di Finanza ha sottoposto a controllo di polizia un peschereccio delle marinerie locali con a bordo 3 persone di equipaggio. Avvicinate all'imbarcazione, i finanzieri hanno notato sul ponte numerosi esemplari di tonno rosso e pertanto hanno chiesto di esibire la documentazione atta a comprovare la lecità della pesca. Infatti la pesca della prelibata specie marina è soggetta a precise restrizioni discendenti dalla regolamentazione di derivazione comunitaria.
Un operatore del 118 di Agrigento, un uomo di 44 anni, è stato accoltellato da un uomo in evidente stato di ubriachezza che aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza dopo aver accusato un malore. L'operatore è giunto in via Finazzi, nel centro storico di Agrigento, ha visto avvicinarsi l'uomo di 48 anni, anche lui agrigentino, con in mano un coltello con il quale ha cercato di colpirlo. L'operatore, per parare i fendenti, ha utilizzato le braccia e ha riportato dunque una ferita alla mano, giudicata guaribile dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio in 10 giorni. L'aggressore è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e aggressione. Nonostante le ultime tragedie del mare, con 3 naufragi che in 3 giorni hanno provocato la morte di almeno 150 persone, non si ferma l'ondata di sbarchi verso le coste italiane. In soli 2 giorni sono oltre 6.000 i migranti soccorsi nel canale di Sicilia in 17 diverse operazioni guidate dalla Guardia Costiera e dalla Marina Militare. Le loro imbarcazioni, assieme alle unità di organizzazione non governativa, 4 rimorchiatori e un mercantile, hanno portato in salvo circa 1.900 migranti che si trovavano a bordo di 16 gommoni. E un altro centinaio di migranti sono stati salvati ieri da nave Virga della Marina Militare mentre viaggiavano a bordo di un barcone che è semi affondato. Riprendiamo con le notizie, presenteremo una querela nei confronti di chi ha realizzato il video con le intercettazioni che mi riguardano. Pino Maniaci, il direttore di Teleiato, indagato per estorsione, va al contrattacco, lo ha fatto questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti al quale hanno partecipato anche i suoi legali nel giorno in cui è tornato al lavoro. Il giornalista, a cui era stato imposto il divieto di dimora nelle province di Palermo e Trapani, è infatti di nuovo libero di muoversi dopo è stata dichiarata inefficace la misura cautelare. Il Tribunale del Esame, a cui i legali di Maniaci avevano chiesto la revoca del provvedimento, ha commesso un errore nella notifica dell'udienza in cui sarebbe dovuta discutere la misura. La notifica quindi è nulla. Quel video, ha detto Antonio Ingroia, uno dei legali di Maniaci, aveva il solo obiettivo di demonizzare Maniaci. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Licata, in esecuzione dell'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Agrigento, hanno arrestato Sever Catalin Babiuc, 42 anni, pastore romeno pregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere ai danni di una donna licatese. Si tratta della sua ex datrice di lavoro che il 42enne pastore romeno aveva aggredito con un bastone di legno di ben 115 centimetri. L'arrestato, dopo le formalità, è stato associato presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un furto di galline in contrada Favarotta si è registrato a Campobello di Licata. È stato il giovane proprietario a denunciare il fatto. In tutto sono state rubate 6 galline di specie rara. Indagano i carabinieri. Vanno avanti a Licata le demolizioni delle case abusive, ormai in via di ultimazione quella di Contrada Sopo, a pochi chilometri dall'abitato, che era iniziata mercoledì scorso. A demolire la villetta sul mare, in questo caso, è stato lo stesso proprietario, dopo la sentenza del giudice del Tribunale di Agrigento, con la quale è stato rigettato il ricorso dell'ex proprietario, che chiedeva quindi lo stop alle ruspe. I legali della procura di Agrigento si sono presentati in Contrada Sopo e hanno avuto un confronto con l'uomo. Quest'ultimo ha confermato l'intenzione di demolire in autonomia la casa e ha iniziato a svuotare l'appartamento al mare da mobili e suppellettili. La festa dei carabinieri del comando compagnia di Caltanissetta si terrà alle 18 di lunedì 16 giugno presso la caserma Guccione. Lo rende noto il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gerardo Petitto. Durante la cerimonia per i 202 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri saranno premiati i militari che si sono particolarmente distinti nelle operazioni investigative. Il camper amico contro l'alcolismo del Rotary Club ha fatto tappa questa mattina a Canichetti presso l'Istituto Tecnico Galileo Galilei. Nella sala convegni si è svolta un'iniziativa di sensibilizzazione con gli studenti alla presenza dei rappresentanti delle forze di polizia e dei carabinieri. In particolare, il camper del Rotary contro l'alcolismo, sensibilizzazione nelle scuole, oggi qui all'Istituto di Canicattì. Perché è importante ancora oggi cercare di sensibilizzare i ragazzi? Il nostro progetto è partito già da un bel po' di settimane, perché il camper amico si muove in tutte le piazze della provincia di Agrigento, negli 8 club service Rotary di Agrigento. In particolare la nostra azione
serve per far conoscere veramente qual è il problema dell'alcol, soprattutto fra i giovani, perché nonostante ci siano delle campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, ancora il problema alcol non è effettivamente compreso nella sua pericolosità per tutto quello che riveste nell'ambito dei giovani che ne fanno uso e abuso spesso senza rendersi conto che ciò condizionerà tutta la loro vita. Per questo motivo il Rotary Club di Canicattì in particolare, per quello che stiamo facendo oggi, si muove soprattutto nelle scuole ma anche nelle piazze dove c'è la cosiddetta movida, per far capire ai ragazzi che un bicchiere di alcol in meno gli può salvare la vita. Queste sono iniziative che mirano veramente alla promozione culturale, sociale, umana dei nostri allievi. E la nostra scuola è aperta al territorio e in sinergia, nel caso di specie, con il club service di grande rilevanza sociale come il Rotary, ci impegniamo a fare una lotta a quello che è una delle piaghe più subdole per i nostri giovani, che è l'alcolismo. E la giornata di oggi è dedicata proprio a sensibilizzare una cultura anti-alcolismo nei confronti dei nostri giovani, nella speranza che possano acquisire una cultura e una consapevolezza forte del danno che questo triste fenomeno porta non soltanto a loro ma anche alle famiglie, per tutte le conseguenze che può creare. Ecco, la scuola è in trincea, impegnata anche in questa direzione, e il nostro dirigente scolastico, il professore Fontana, ha aperto la nostra scuola a tutte le agenzie educative che in questa direzione possano contribuire alla promozione umana e sociale dei nostri ragazzi. Comandante, oggi a confronto con gli studenti parliamo di alcolismo. Naturalmente è importante prevenire, sono importanti gli strumenti di legge per reprimere, ma gli studenti, i giovani di oggi recepiscono questi messaggi secondo lei? Insomma, io faccio una premessa, l'ARMA è molto vicina a questo fenomeno, tant'è che noi andiamo per le scuole per promuovere questo percorso sulla legalità, ma il principio base è l'etica, l'educazione, che deve venire effettivamente prima da casa, dopo dalla scuola, perché la figura delle forze di polizia purtroppo è anche repressiva, cioè quando noi interveniamo, se non c'è una base solida di senso civico, educazione, di rispetto di loro stessi, per il loro futuro, per la loro giovane vita, purtroppo noi carabinieri arriviamo spesso tardi. Tardi perché magari solo ci limitiamo a sanzionarli, a ritirargli la patente, ma è tardi perché vuol dire che non c'è stata prevenzione, o purtroppo arriviamo ancora più tardi, cioè quando purtroppo non possiamo fare null'altro. E questo è l'augurio che io oggi faccio ai ragazzi, cioè di rispettarsi, di vivere la loro vita con serenità, di sapersi dare una misura per loro stessi, perché loro hanno ancora un percorso davanti, devono vivere il loro percorso con coscienza, loro stessi, come dico sempre a loro, con una semplice domanda: ma cosa facciamo? È giusto o sbagliato? Poi possono vivere la legalità come rispetto delle norme. Io dico sempre, non bisogna conoscere le norme, ma bisogna rispettare noi stessi e conoscere noi stessi. I ragazzi debbono vedere le forze dell'ordine non tanto come istituzione solo repressiva, ma ci devono vedere anche nella parte che vicini alla gente. Il fatto che stamani siamo qua in rappresentanza della Polizia di Stato, di altre forze di polizia, sta a significare appunto questo, la vicinanza e la sensibilizzazione al fenomeno che oggi si discute, del fenomeno dell'alcolismo nei giovani e la conseguenza che produce che sono deleteri per quanto riguarda, soprattutto quando dopo aver bevuto ci si mette alla guida di automezzi. La Polizia Stradale di Agrigento e gli ordini del vicequestore Andrea Morreale ha intensificato i controlli a seguito dei ricorrenti e gravi incidenti che si sono registrati lungo la statale 115 nel tratto compreso tra Agrigento, Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. La Polizia Stradale si avvale di telelaser per registrare la velocità. Ebbene, dai primi esiti è emerso che non sono tanti che non rispettano il limite massimo di velocità, sfrecciano anche a 130 km/h, addirittura nei punti più pericolosi. In appena un'ora di controlli, la
polizia stradale ha multato 5 automobilisti sorpresi a quindi correre tra i 120 e i 130 km orari. I 5 sono stati bloccati subito dopo la rilevazione del telelaser. È stata inflitta la contravvenzione da 169 euro e sono stati decurtati 3 punti dalla patente di guida ad ognuno di loro. Si terrà martedì 31 maggio nella chiesa di Sant'Antonio Abate del complesso monumentale del Palazzo Steri a Palermo l'incontro di studi Oltre lo schermo, il pubblico dei minori tra consumo televisivo e la cultura digitale, organizzato dal Corecom Sicilia in collaborazione col Dipartimento di Culture e Società dell'Università di Palermo. L'iniziativa mira a fare il punto sulla situazione e delle tendenze nei consumi televisivi dei minori e sulla programmazione a loro dedicata a livello nazionale e locale. Alla luce delle recenti trasformazioni della Children Television e del crescente uso di strumenti digitali da parte dei più piccoli, l'offerta televisiva per bambini è radicalmente cambiata negli ultimi anni. L'incontro sarà occasione per discutere insieme a rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore media di consumi mediatici e dei minori e quello che è imprescindibile, imperativo etico, insieme a un importante compito istituzionale, la tutela dei minori nella comunicazione mediatica nazionale e locale. Adesso sono anche i regionali, gli impiegati della regione, a protestare perché gli ultimi tagli sui permessi retribuiti che spettano ai lavoratori in occasione di gravi problemi personali o familiari questa volta hanno penalizzato i dipendenti siciliani. I COBAS, CODIR protestano, i dirigenti dei dipartimenti starebbero erroneamente negando pure permessi retribuiti per eventi luttuosi e minacciano ricorsi. Alla regione siciliana le norme sul personale sono cambiate con la finanziaria del 2015 che ha stabilito che per problemi familiari e motivi personali per i dirigenti il limite sale a 3 giorni. I regionali invece possono assentarsi solo per 18 ore all'anno. Nel resto d'Italia gli impiegati pubblici possono beneficiare di 18 ore e più 3 giorni. Questo nuovo limite è stato ricordato dal capo del personale Luciana Giammanco in una circolare di fine aprile. L'Aran Sicilia, si legge nella nota, ha evidenziato le preminenti finalità di riduzione della spesa perseguite dal legislatore regionale. La dirigente chiarisce che nella norma è espressamente precisato che in Sicilia non si applicano le disposizioni di legge contrattuali vigenti più favorevoli. Siamo contenti per l'aumento dell'export siciliano, peccato che questo export riguardi i rifiuti prodotti in Sicilia che costerà ai contribuenti non meno di 200 milioni di euro all'anno per i costi di conferimento e trasporto, regalando ad altre regioni o stati materie prime secondarie quali vetro, metalli, plastiche, legno e compost che altrove producono ricchezza in Sicilia rappresentano un costo per i contribuenti. Lo afferma Antonio Malafarina, deputato regionale del Partito Socialista Italiano, al di là del facile sarcasmo nell'augurarsi che l'assessore contraffatto prenda atto del proprio fallimento consacrato dalle decisioni romane, sarebbe utile, dice Malafarina, che la regione cambi registro e inizi ad operare subito per dare soluzione al problema. Una soluzione praticabile sarebbe quella di stipulare protocolli con il CONAI e con gli enti obbligatori per il conferimento del vetro, dell'alluminio, della carta, consentendo alle cooperative di produttori o giovani la raccolta in proprio di materiali riciclabili e la loro vendita alle imprese che li richiedono. Con ciò avremmo risorse, conclude Malafarina, per la Sicilia, occupazione e minori costi. Domani alle 10.30 presso il Comitato Elettorale di Via Piave il candidato sindaco Ettore Di Ventura terrà un incontro elettorale che verrà protagonista alle famiglie canicattinesi. Si tratterà di un momento di convivialità accompagnato dalla discussione sulle politiche per la famiglia che Ettore Di Ventura intende attuare durante la sua amministrazione. Si farà colazione insieme come si farebbe in famiglia e si discuterà dei problemi della famiglia, delle soluzioni prospettate e delle misure di sostegno. Si è svolto al Castello di Falconara un convegno dell'ANGOPI, l'Associazione Nazionale dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, sul tema il servizio di ormeggio alla sfida europea. All'iniziativa ha partecipato anche il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentiamo. La giornata di oggi è storica per due motivi. Questo è un primo di una serie di eventi che porta l'attenzione nazionale e internazionale sul territorio di Gela per quello che riguarda l'aspetto delle attività portuali.
Tutti sappiamo le difficoltà che vive la rete portuale Gela, che include il porto rifugio che ha carattere turistico e di supporto al porto industriale, e appunto la difficoltà che vive il porto industriale con la chiusura della raffineria. Basti pensare che da 1500 attracchi l'anno siamo passati a poco più di 5 al mese. Tuttavia queste sono due infrastrutture che, se contestualizzate con il nuovo decreto di accorpamento dei sistemi portuali, ecco, viste nel contesto del sistema portuale sud-orientale della Sicilia, che vede Augusta e Catania fare sistema, potrebbe giocare un ruolo strategico per il rilancio dell'economia gelese, dell'economia siciliana, ma dell'economia dell'intero sistema paese. Questi presupposti tecnici confermano il presupposto politico-tecnico della volontà del Ministero della Regione di investire su Gela per realizzare la stazione di ricarica GNL. Questo presupposto porterà attività di refitting navale, quindi un minimo di cantieristica navale, porterà Gela nell'occhio degli interessi dell'economia del Mediterraneo, con la possibilità appunto di aprire questo corridoio con il Nord Africa per attività complementari a quella del porto di Catania e affini a quella del porto di Augusta. Gela si trova al centro del più grande flusso con la più alta densità di traffico commerciale a livello mondiale. Tutti sanno e da tutti viene dimostrato che Gela ha una posizione favorevole per poter creare quegli accosti che permettono, in un regime agevolativo, ad esempio di sospensione d'IVA, di rilanciare l'economia dell'assemblaggio e del commercio di merci provenienti da tutta la parte, di tutto il mondo. Marevivo torna a bonificare i fondali della Sicilia recuperando pneumatici abbandonati. La campagna, che si ripete ogni anno poco prima dell'inizio della stagione estiva, ha già fatto tappa nel resto della penisola, mentre in Sicilia è iniziata oggi con una tappa congiunta di 2 giorni a Lampedusa e Linosa. Il progetto, oltre che con l'associazione Marevivo Italia e la delegazione Marevivo Sicilia, è realizzato in collaborazione con la Ecotire. Grazie alla collaborazione tra quest'ultima azienda e volontari ambientalisti, Linosa e Lampedusa potranno consegnare i pneumatici trovati sia sulla terraferma che in mare, senza dover sostenere i costi di smaltimento, che non sono molto economici. Si è svolto ieri a Palazzo Stella di Canicattì il convegno Recital Donne in Letteratura, organizzato dall'Uni3, Università delle Tre Età, presieduta da Giuseppe Lauricella, nel quadro degli incontri accademici dell'anno in corso. Si è trattato di un itinerario sull'universo femminile, dalla classicità greca e latina alla dimensione rinascimentale e a quella romantica. I lavori sono stati introdotti dal presidente Lauricella, mentre le note introduttive sono state a cura di Mario Gazziano. Gli attori del Pirandello Stable Festival e dello stesso Mario Gazziano hanno proposto infine performance artistiche. Il grande genio nasce nelle periferie, non nei grossi centri. Da Racalbuto voi potete conquistare il mondo, molto di più che da Milano, Parigi e New York. Dovete però leggere ad alta voce. Leggere è un modo per ritrovarsi e dare la propria identità al futuro. Moni Ovadi, attore teatrale, drammaturgo, scrittore e compositore, alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalbuto ha incontrato e spronato gli studenti delle terze classi della scuola media Pietro D'Asaro, dell'Istituto Comprensivo Generale Macaluso, la scuola di Sciascia. La voce di Moni Ovadia e le parole dello scrittore racalmutese hanno trascinato indietro nel tempo i docenti e il dirigente scolastico. Tutti hanno di fatto vissuto la storia di Regalpetra. Regalpetra, si capisce, non esiste. Esistono in Sicilia tanti paesi che a Regalpetra somigliano, ma Regalpetra non esiste, scriveva Leonardo Sciascia. Alla fondazione a lui intitolata dunque si è rivissuta la storia di tanti paesi siciliani. Oggi alle 18 alla fondazione Sciascia si terrà il convegno dal titolo Caro Vito, caro l'evento, la passeggiata in bicicletta per la vita in programma per domani. La manifestazione ha lo scopo di educare la cittadinanza ai problemi etico-deontologici connessi al trapianto di organi. L'inizio è previsto per le 9 in Piazza Progresso, poi partirà la passeggiata per la bicicletta per la vita per le vie del centro storico nei corsi principali con inizio alle 10. È tempo di programmazione per le società di calcio che militeranno nel prossimo campionato di promozione. Incertezza in casa Canicattì in attesa dell'esito sul ripescaggio in eccellenza che la dirigenza chiederà alla Lega. Sentiamo.
Il campionato di promozione si è concluso da poche settimane con i play-off e i play-out, ma già le società grigentine sono al lavoro per progettare il prossimo torneo. In queste ore si fa un gran parlare di ripescaggi nel torneo di eccellenza e delle presunte ipotesi che girerebbero attorno ad alcune società che sarebbero interessate. Si parla del Canicattì o dell'Licata, che potrebbe liberare posti in promozione e dare possibilità ad altre squadre di prima categoria di disputare la promozione. Di certo non si prevede il ripescaggio in eccellenza per la Libertas da Calmuto, retrocessa da ultima in classifica con appena 11 punti. La Libertas ha usufruito del ripescaggio 5 anni fa, dalla terza alla seconda categoria. Sulla carta non potrebbe usufruire del ripescaggio perché retrocessa direttamente. Il Canicattì, dopo la riconferma del tecnico Giovanni Falsone e del direttore sportivo Pietro Diana, ha smaltito la delusione per non avere centrato l'obiettivo del salto di categoria contro l'Avola ai calci di rigore, potrebbe usufruire del ripescaggio, anche se la società del presidente Sandro Giglia lo scorso anno ha fatto il passaggio d'ufficio dalla prima categoria. Ad avere ottime chance per il ripescaggio quindi sono Canicattì e Licata. Il Licata è arrivato ai play-off perdendo la finale di girone con il Canicattì. Raffadali e Libertas invece sono retrocesse. Tra le new entry del campionato di promozione, l'Atletico Ribera, vera squadra rivelazione che ha vinto i play-off di prima categoria. Il Ribera potrebbe essere inserito nel girone A assieme all'Ares Menfi, formazione del presidente Ludovico Viviani, che in zona Cesarini ha avuto la meglio con un rotondo 5-2 sul Bolognetta ed ha brindato alla salvezza. Nel girone D invece le conferme di Ravanusa, Aragona, Casteltermini e Polisportiva Palma. Dallo stadio Saraceno il presidente del Ravanusa, Dino Farrugio, annuncia battaglia. Faremo paura alle grandi, dice, 3 o 4 acquisti, pochi innesti mirati, obiettivi immediati, il mercato, i soci e uno stadio nuovo. Il presidente ha chiarito che il club non è in vendita, non siamo un giocattolo, andiamo avanti con il nostro progetto. Cercheremo di continuare così ed allestire una squadra competitiva. L'Aragona del presidente Angelo Galluzzo, che al termine di una stagione travagliata ha ottenuto la salvezza nel campionato di promozione, inizia la programmazione. Gli sforzi sostenuti dalla società del giovane tecnico favarese Francesco Fanara e dai giocatori sono stati premiati, pertanto l'Aragona per il 7° anno consecutivo potrà disputare il campionato di promozione. Si sono salvati anche Casteltermini e Polisportiva Palma, entrambe le società sono alla ricerca dei rispettivi tecnici. Il Casteltermini era rimasto senza guida tecnica dopo le dimissioni di Gaetano Vassallo, mentre il club palmese registra le dimissioni di Pietro Alotto dopo il traguardo della salvezza. Intanto la dirigenza del Canicattì Calcio ha confermato tutta la rosa dei calciatori tranne Cambiano, Dosso e Tinnirello. Il prossimo 6 giugno il centrocampista Fabio Martino come miglior giocatore e Sandro Giglia come presidente sono stati invitati dalla Lega Sicula a Trecastagni per ricevere il premio Awards Sicilia, un giusto riconoscimento a chi ha dato tanto per i colori biancorossi. I Panda Club della Dino Riotta di Licata hanno avuto modo di visitare la riserva orientata di Torre Salsa Siculiana, una lezione tenuta al centro visite dell'operatore e guida della riserva Gerlando Callea, che ha illustrato ai bambini la flora e la fauna esistente. Si è parlato pure dell'importanza della riserva e della sua istituzione. Gli alunni della quarta B dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, a conclusione del progetto La Scoperta del Territorio, parliamo di Campobello di Licata, si sono improvvisati mini guide e hanno spiegato con ricchezza di particolari alle loro famiglie le origini del paese Campobello di Licata e le opere d'arte custodite nella Chiesa Madre. Un'esperienza bellissima, spiega l'insegnante Fina Gammacurta, che ha entusiasmato alunni, insegnanti e genitori. Restiamo a scuola perché tornano i madonnari alla scuola media Gangitano di Canicattì. Questa mattina si è svolto un concorso nell'atrio dell'istituto a cui hanno partecipato gli alunni formati attraverso un apposito progetto didattico curato dagli insegnanti Salvino Marrali e Carmela Costanza. Vediamo. Sullo sfondo i madonnari, i ragazzi che stanno disegnando a terra, ma a prescindere un po' da come finirà, da chi sarà premiato, quello che importa è farli partecipare a un evento diverso, insomma, fuori dalla classe, per esprimere comunque un ottimo lavoro, stiamo vedendo ottime realizzazioni. Infatti, tra l'altro, questi ragazzi sono ormai abituati a partecipare a diversi concorsi, al di là di quello che oggi stiamo tenendo qui a scuola, che è un concorso interno, anche se abbiamo il piacere di ospitare ragazzi di altre scuole, sia di Agrigento che di Ravanusa, che sono venuti con gli insegnanti che li hanno accompagnati. Però i nostri madonnari, li definiamo così, anche se questa definizione è generica ormai, perché madonnari non dipingono più soltanto soggetti religiosi, ma ormai spaziano in diversi
diversi ambiti. I nostri, dicevo, sono ragazzi che raccolgono premi in diverse manifestazioni e concorsi in tutta la Sicilia, e addirittura mi complimento con i professori che seguono da vicino, il professore Marrali e la professoressa Costanza, che sono stati invitati a Lampedusa a settembre. Sarà l'unica scuola della Sicilia che porterà lì 5 nostri allievi insieme a questi professori per un concorso che si terrà proprio nell'isola di Lampedusa. Per noi deve essere un gioco, niente di troppo serio, e che si divertono. Abbiamo anche una novità, c'è una tradizione che le mamme madonnare della Gangitano portano sempre delle torte. Lì ce n'è una, per esempio, che una signora che è venuta con una torta fatta in casa, ovviamente. E quest'anno c'è una novità, perché premiamo anche le mamme che portano le torte. Progetto come si articola, professoressa? I ragazzi seguono un percorso, facciamo delle ore pomeridiane, li seguiamo proprio per alla fine partecipare a questa manifestazione. Sì, anche la storia teorica dei Madonnari, che nasce già nel Medioevo, e noi speriamo di farla proseguire anche nel futuro. All'iniziativa hanno partecipato gli allievi del professor Paolo Cino della scuola Quasimodo di Agrigento, alla loro prima esperienza, gli alunni dell'istituto comprensivo Manzoni di Ravanusa, accompagnati dai docenti Claudia Falzone e Gioacchino Baio. Sentiamo. Da Agrigento a Caricattì per partecipare a questa manifestazione, però comunque lo spirito è soltanto quello di far crescere i ragazzi e farli confrontare anche. Bene, questa praticamente è una grande occasione per la nostra scuola. Noi in assoluto stiamo partecipando per la prima volta a una manifestazione del genere. Ringraziamo il preside che ci ha ospitato, i colleghi che ci hanno ospitato, e io colgo l'occasione per praticamente dire che noi il 31, martedì 31 di maggio, faremo la stessa manifestazione di fronte alla concattedrale di Villa Seta. Ecco, sarà un momento molto bello, importante, i ragazzi si confronteranno con altre realtà e penso che avremo l'Istituto d'Arte di San Cataldo, l'Istituto Comprensivo di Ravanusa e sicuramente l'Istituto Comprensivo della Gangetana. È una bella esperienza, noi siamo felici, i ragazzi sono entusiasti. Ecco, bene, l'obiettivo finale di tutto quello che facciamo noi insegnanti dovrebbe ed è sicuramente il processo formativo, il successo formativo dei nostri allievi. Dalla scuola di Ravanusa, qui a Caricattì, per partecipare a questa iniziativa di oggi, quanti sono i ragazzi che vengono dal Manzoni? Nel progetto essendo 28 ragazzi, ma oggi sono 11 perché lo spazio a disposizione non permetteva di portare tutto. Abbiamo fatto un sorteggio cercando di selezionare i migliori, e tra i migliori ci sono quelli che avevano già vinto il primo, secondo e terzo premio alla scuola media come scuola media di Ravanusa il sabato scorso, che abbiamo fatto una manifestazione all'aperto a Ravanusa stesso, presso la Repubblica. E nell'ambito del gemellaggio che abbiamo fatto con la scuola media Gangitano, oggi siamo qua a continuare questo progetto bellissimo, i Madonnari. I ragazzi si sono esercitati per circa 12-13 volte, che erano proprio le date dell'incontro, alla fine si stanno vedendo risultati che sono veramente molto bravi. Stasera alle 20.30 presso il Teatro Sociale di Canicattì, il GAD, piccolo teatro, presenterà la commedia Io Sindaco di questa città, due atti di Salvatore Castellano. Lo spettacolo rientra nei programmi formativi che l'associazione GAD, piccolo teatro Canicattì, porta avanti da diversi anni per i ragazzi che vogliono fare esperienza nel teatro. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi auguro di trascorrere un buon weekend e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. Arrivederci.